E da chi? Lui non è finito in prigione. Però adesso è prigioniero del gusto. Certo, vaglielo a raccontare ai poveri abitanti dei pianeti che ha trangugiato fino ad ora. Allora racconta una storia migliore. Apri le orecchie, perché è il mio turno! Era una giornata normale di quelle solite, ma poi è arrivato Kevin a rovinarla. Oh, sono qui per rovinarvi la giornata, come se fosse il mio lavoro! Non cantare vittoria, bello! Oh, cavoli, adesso io verrò rovinato! Sì, perché è il mio lavoro! Oh no, non so come, ma sta vincendo Kevin! Mi serve una mano! Che ne pensi di quattro? Arriva anche una pioggia di raggi laser! Ben! Le storie così sono noiose, non hanno senso! Non può apparire un cattivo senza un motivo! Ah, va bene! Nell'ultima puntata, il nostro eroe stava cercando il mostro che aveva distrutto la città. Era molto vicino, ma aveva bisogno di ricevere un consiglio dal Saggio dei Consigli. Saggio Max, che ci fai qui? Mi rilasso, ma ti do un consiglio. Non vincerai solo con l'orologio e i pugni. Ti servirà un sacrificio. Ma sono bello muscoloso. Sì, hai ragione. È molto vicino. Voglio essere nella storia. Eri nella mia. Ah, sì? E chi vuoi essere? Gatto Gwen! Gatto Gwen! Ah! Oh, aspetta! Il nemico è là dietro! Oh, Kevin! Ora sei nei guai! Mi sono allenato per questo! Oh, no! Sta per usare l'orologio! La sua trasformazione ha effetto anche su di me! Stavolta Kevin ha qualcosa di strano. Avrà perso il controllo dei poteri. Oh, troppo veloce! Non era così veloce! Non posso batterlo in questa forma. Meglio usare la mia forma finale. Kevin, i tuoi alieni sono davvero brutti. Quindi è vero, i poteri di Kevin sono disturbati dall'Omnitrix. Chi se ne importa, ti distruggo lo stesso. È forte, dovrò usare la mia forma finale finale. Gli orologi si attivano e si spengono allo stesso tempo. Non capisci? I nostri orologi sono collegati. Ormai il mio non lo controllo più. Finché il tuo orologio esiste, io sono schiavo delle trasformazioni. Ce l'ho sin da quando ero bambino. Ben, che cosa facciamo? Ciò che ha detto il saggio Max. Ma così perderai i poteri. Già, ma sarò comunque un eroe. L'hai risolta senza usare i pugni? Perché sono un così bravo ragazzo? Allora, come va a finire? Giusto, riprendiamo. Ovviamente l'esplosione sbalza Kevin verso un baratro. Cado nel baratro! Riesco a salvarlo giusto in tempo. Ma voglio ancora prenderlo a pugni. Ce l'hai fatta! Sì, nonostante le divergenze, Kevin potrebbe unirsi alla squadra. Kevin è troppo tosto, io sono un mega tonto. Che cosa? All'improvviso riappare l'orologio di Kevin. Tanto ne avrebbe costruito un altro e inizia a sbatterlo sulla faccia da tonto di Ben. Ma non è così che doveva finire. Kevin, da dove sei sbucato? Ehi!